Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo ancora del nuovo regolamento droni, ma soprattutto di un dettaglio del nuovo regolamento droni, l'assicurazione, che è diciamo, la cosa che tuttora non si capisce bene cosa bisogna, non bisogna fare, se bisogna averla in tutti i casi, se no. Quindi cercheremo di far chiarezza appunto su questo lato del nuovo regolamento sui droni. Allora, il discorso dell'assicurazione qual è? Allora, partiamo dal presupposto che io appoggio l'idea dell'assicurazione, perché comunque va a tutelare noi stessi, la nostra famiglia, il nostro patrimonio, nel caso si vada veramente a fare qualche danno più o meno grave a cose o persone. Però c'è da dire una cosa, che adesso è stata introdotta l'assicurazione su tutti i droni, anche quelli sotto i 250 grammi, a parte quelli che sono considerati giocattoli, cioè i droni che sulla confezione riportano una scritta che il drone in questione possa essere usato anche da persone sotto i 14 anni. Tipo questo drone qua, per esempio, è 14+, quindi questo non rientra tra i droni giocattoli. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che i droni sotto i 250 grammi non devono avere l'assicurazione, o meglio, non sono obbligati ad avere l'assicurazione se sono droni che non hanno voli automatici. Quindi quali sono i voli automatici? I voli automatici sono il Return to Home, il Follow Me, tutti i vari voli preimpostati che ha per esempio i DJI, ma anche altri droni, o la possibilità che abbiamo magari su certi droni di disegnare un percorso e lui lo segue. Diciamo, tutti i droni che fanno queste cose e hanno una scritta comunque 14+, devono avere obbligatoriamente l'assicurazione. Quindi cosa vuol dire? Che un drone come il piccolo Mavic Mini deve avere l'assicurazione. Un drone come questo da 30 euro, il Mavic Mini Tarocco, deve avere l'assicurazione perché non ha il GPS, ma ha dei voli automatici. Possiamo disegnare sul display appunto un percorso e lui lo segue e fa altre cosine anche senza GPS, a diciamo automatiche. Mentre un drone tipo questo non deve avere l'assicurazione, perché comunque è un drone che da solo non fa praticamente niente. La cosa inquietante di tutto è che se io compro un drone tipo il Mavic Mini, ok, spendo 400 euro e poi ci spendo un'assicurazione annua che può variare in base se uno fa un'integrazione con quella che ha diciamo come capofamiglia, o se ne fa una specifica apposta per i droni a livello di hobby, che mi sembra che è intorno ai 30 euro, cioè. Comunque, supponiamo di fare un'assicurazione specifica per i droni, andiamo a spendere circa 30 euro. Quindi, vabbè, abbiamo acquistato un drone da 400 euro e spendiamo 30 euro di assicurazione, che con un drone così comunque ci sta avere l'assicurazione, perché è un drone che comunque raggiunge distanze limite nel regolamento, all'altezza massima che si può avere nel regolamento. Quindi un drone che non è pesantissimo, ma ha caratteristiche importanti comunque, a cose che potrebbero andare a danneggiare o a far male. Un drone tipo questo, che pesa tipo 100 grammi, ok, quindi molto più leggero di questo, cos'ha? Che costa 30 euro. Quindi se io acquisto un drone tipo questo e lo regalo a mio figlio che ha 14 anni, quindi può tranquillamente utilizzare questo drone, ci devo comunque spendere 30 euro di assicurazione. Perché la cosa inquietante è che anche se lo uso nel mio giardino privato, devo avere l'assicurazione. Quindi tirate voi le conclusioni. Quindi se io regalo questo a mio figlio che ha 14 anni o 15 anni, lo usa nel mio giardino privato, devo avere l'assicurazione, quindi pagare 30 euro di assicurazione, perché questo drone, come vi ho detto prima, ha delle funzioni di volo automatiche. Quindi le conclusioni cosa sono? Ditemelo voi, io non ci sto capendo più niente, quindi aspetto i vostri commenti per magari se ho capito male io qualcosa spiegatemelo voi. Cioè, secondo me il regolamento adesso è di questo tipo, nel senso, anche i droni sotto i 250 grammi devono avere l'assicurazione se hanno voli automatici, quindi praticamente quasi tutti quelli che attualmente si trovano sul mercato, perché con o senza GPS adesso quasi tutti fanno qualcosa di automatico, quindi praticamente diventano tutti i droni a cui bisogna associare un'assicurazione, a parte droni tipo questo, che praticamente da solo non fa niente e lo si può usare praticamente solo dentro casa, neanche in giardino, perché questo qua in giardino non si muove neanche, solo che facciamo
cade. Quindi la mia opinione è sempre quella che l'assicurazione non fa male, perché comunque ci protegge veramente da tutto quello che ci può succedere, cose più o meno gravi, però c'è un po', secondo me, di incongruenza sui droni da assicurare. Cioè, un drone così assicurato secondo me ci sta, un drone così assicurato secondo me non ci sta. Anche perché, spiegatemi voi la differenza se facciamo un danno con un volo automatico o un danno con un volo manuale. Cioè, se supponiamo che questo drone fa voli automatici, quindi fa un volo automatico e va contro una persona, ok? O un drone che non fa voli automatici, ok? Che però pesa come il Mavic Mini e vado manualmente contro una persona, ma il danno non è lo stesso. Ma anche contro un oggetto, se io vado contro a un oggetto, che ne so, contro una macchina che è parcheggiata, se ci vado con questo perché sta facendo un volo automatico, fa un danno. Se ci vado con un volo manuale, perché il drone che utilizzo pesa meno di 250 grammi, però non ha voli automatici, se ci vado contro alla macchina con quello, non fa lo stesso danno? Poi, se i droni sotto i 250 grammi sono inoffensivi, o sono tutti inoffensivi o non è nessuno inoffensivo. Cioè, non capisco il discorso che diventa inoffensivo se non ha voli automatici, ma diventa offensivo se ha voli automatici? Ma non sono inoffensivi perché sono sotto i 250 grammi? Cioè, secondo me è la valutazione del peso che dovrebbe definire un drone più o meno pericoloso dal punto di vista del fare o non fare danni, non il discorso del volo automatico o no. Perché comunque andare contro a qualcuno in maniera manuale o andarci in maniera automatica, secondo me è la stessa identica cosa. Cioè, il danno a cose o persone è lo stesso se il drone lo sta facendo in maniera automatica o manuale. Allora, quello che io non trovo chiaro in tutto è questo. Se qualcuno di voi ha delle delucidazioni da darmi, me lo scriva nei commenti, perché veramente, e ripeto, io appoggio il discorso dell'assicurazione, ma secondo me c'è un po' di imperfezione nel gestire il discorso dell'assicurazione, soprattutto perché, vi ripeto, se compro questo che costa 30 euro e lo regalo a Natale a mio figlio, gli devo dare insieme anche l'assicurazione. Quindi questo era solo un video per rendere più preciso il discorso dell'assicurazione, che comunque allo stato attuale, se comprate il Mavic Mini, dovete fare, cioè dall'entrata in vigore del nuovo regolamento dovrete avere un'assicurazione o specifica per i droni o da capofamiglia che copra il discorso droni a livello hobbistico. Quindi ragazzi, se questo video in cui ho cercato di chiarire e di chiarirmi anche a me il discorso dell'assicurazione vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao!